passo mezz'ora di studio. In breve. Stavo cercando di studiare quando mi arriva un messaggio su WhatsApp. Ma dalla notifica non capisco chi me lo ha mandato. Me ne arriva un altro, altri due, altri tre. Una parte di me mi dice: ah, ma sarà uno dei tuoi amici che è ubriaco e si sta divertendo a fare l'asino. Ma va, alle 5 di pomeriggio. L'altra parte di me invece: sì, anch'io sono d'accordo con lui questa volta. Sarà uno dei tuoi amici che è ubriaco, però devi rispondergli, educazione. Vabbè, mi prendo una pausa dallo studio e gli rispondo. Apro la chat per vedere chi è. Ma mia madre. Era mia mamma. Così gli ho risposto, prima complimentandomi con lei per aver installato WhatsApp e poi chiedendogli di cosa aveva bisogno. Poso il cellulare e mentre aspetto che mi risponda torno a studiare. Poco dopo mi riscrive: tico di dare fella. Primo tentativo, negativo. Gli scrivo che non ho capito. Poco dopo mi risponde: tico di dare prendere fella. Ok, secondo tentativo, negativo. Così le chiedo se preferisce che la chiami. Lei mi risponde: ti ricordare prendere sorella. Ok, questa volta ho capito. Terzo tentativo, buono. Cioè no, buono no. Sufficiente. Sufficiente per capire. Così le scrivo che ho capito. Ma tu ricordati che esiste la barra spaziatrice. Fanculo. Mia mamma mi scrive su WhatsApp e avrei bisogno di Google Translate per interpretare i messaggi che mi scrive.